Ancora qualche domanda, Brando Quidditch, per quanto riguarda gli orsi, noi sappiamo tutto, sa, sugli orsi bruni, certo. Noi trentini, e soprattutto quest'estate ci siamo fatti, Danica. Ecco, lei cosa può dirci, per chiamarlo un po' anche all'attualità, un punto di vista rispetto al dilemma, al dibattito che si è venuto a creare in Trentino, dove abbiamo questo progetto di ripopolamento importante, lodato anche a livello europeo, che però ha manifestato delle difficoltà nel rapporto tra il numero cresciuto di questi orsi, più di una cinquantina, e le popolazioni locali, soprattutto quelle che ci vivono e ci lavorano. Può dirci qualcosa oppure preferisce chiamarsi fuori e dire io mi occupo di orsi bianchi? Prima di tutto credo che il programma che avete è un programma straordinario. Bisogna anche esserne orgogliosi. Allo stesso tempo, io, avendo visto il problema con i cugini più grandi bianchi nei paesi artici, so e immagino quanto possa essere problematico per la gente che poi vive in queste montagne. Perché in teoria è fantastico avere più orsi in giro, però quando tu esci da casa e magari tuo figlio che ha 6 anni ne incontra uno davanti a sé, ovviamente è un grosso problema. È un grosso dilemma, come ha detto giustamente lei. La risposta sarebbe facilissima: se noi fossimo canadesi o americani ricchissimi, metteremmo 40 ranger in giro per le montagne che controllano tutto, ma questo in Italia non credo che possa succedere. Quindi è un difficilissimo equilibrio che speriamo andrà bene. Sicuramente le persone locali che vivono nelle montagne in qualche modo ne saranno preoccupati e in qualche modo forse non così felici come noi cittadini, che invece ovviamente andiamo a pensare che queste montagne sono ancora vive, lo sono comunque, ma diciamo che sono anche vive di orsi. È un po' anche il problema che sono coi lupi, che è un altro programma di ripopolamento intelligentissimo, geniale, giustissimo, ma che però purtroppo quelli che hanno le pecore si lamentano, perché le pecore il lupo gliele mangia e non c'è rimedio. Sono tantissime le avventure di questo libro. A un certo punto dici, ma cosa succede ancora a questo povero grande Luke? E alla fine c'è un finale che non si può anticipare, ma poteva starci anche un fine non lieto? No, fine non lieto no. Allora, il finale, quando ho scritto il libro, il finale per me si svolgeva proprio in un posto come quello dove io avevo passato quell'avventura con gli orsi, cioè come Cape Churchill. Ed è lì che io ho immaginato come il bambino riesce a riportare il cucciolo e ritrovare la madre e fare rincontrare. E quindi qua ho scritto, credo, un paio di righe a proposito del finale, che adesso leggo. Il bambino è già riuscito a riportare l'orso, e quindi l'orso si è già riunito con la madre, e l'orso va via con la madre. E ora lui dice, ora non c'è che da guardare la scogliera di Cape Resolute, che si allunga perfetta nella sua sagoma puntuta sulla baia. Ora ognuno di noi può ringraziare il proprio cielo, Dio o Stella, di come sono andate le cose. Laggiù due figurine in sintonia, mamma orso che si allontana con il suo piccolo. E poi a Luke viene in mente di nuovo lo sguardo dell'orsa, quell'ultimo sguardo così diverso da quello di soli 4 giorni fa, quando all'alba si era affacciata alla finestra furiosa della sua casa. Allora minacciava ed implorava, adesso è felice. Luke sa che nella vita si può avere la spinta a fare scelte coraggiose, si può diventare un uomo straordinario quando si è capace di riconoscere l'intenzione vera e profonda che abita nello sguardo dell'altro. Grazie, una scelta bellissima, questa frase che conclude il libro, ci dice anche l'orizzonte così di valori in cui Brando Quidditch si muove. Grazie di essere stato nostro ospite, ha sentito le prime gocce, erano un segno del cielo che forse dobbiamo interrompere.